PDL di Ceglie. Per chi, per quei pochi forse che non conoscono la storia di Teresa Bellanova, lei si è occupata sin da giovane delle questioni dei braccianti. Ce lo ricordava peraltro in un post recentissimo anche Vincenzo Gasparro, che ricordava quei tempi, le lotte per i braccianti, a tutela dei diritti dei braccianti. Poi ha continuato a occuparsi, è stata delegata regionale della Federazione Braccianti, ha continuato ad occuparsi di sindacato nel settore del tessile e dell'abbigliamento, nelle Cese, dove poi si è trasferita per i personali, sapete quanto, come dire, anche lì è una delle frontiere dei diritti dei lavoratori. Del resto anche qui in piccolo, più in piccolo ovviamente con il distretto martinese, sappiamo cosa significa effettivamente la lotta per i diritti dei lavoratori in quel comparto. Nel 2005 è stata eletta poi componente del Comitato Politico dei Democratici di Sinistra e dal 2006 è parlamentare della Repubblica alla Camera dei Deputati. Nel governo appunto presieduto da Matteo Renzi, attualmente è sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, con deleghe particolarmente significative peraltro, perché ha le deleghe pesanti sul lavoro e un'altra delega che davvero fa onore a Teresa, perché credo che sia la più faticosa, è quella per la risoluzione delle crisi aziendali. Quindi Teresa è sempre in giro per l'Italia a tentare molto spesso con ottimi risultati, altre volte ahimè la situazione economica non consente di raggiungere risultati positivi, ma per cercare appunto di non far chiudere aziende per colpire da questa crisi. Il titolo del nostro incontro è Il lavoro al centro, credo che riguardi il cuore di quello che può essere un partito e una coalizione di centro-sinistra. Io credo, sono convinto, continuo ad esserne convinto, che il lavoro sia effettivamente la questione centrale per una coalizione o per un partito che voglia dirsi di centro-sinistra. Del resto è sufficiente, come tutti sappiamo bene, anche per le poche nozioni scolastiche, che la nostra Costituzione pone al centro il principio lavorista, l'articolo 1 che tutti citano sempre, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi il lavoro è, come dire, posto come pilastro della nostra comunità. Poi c'è l'articolo 4 che il diritto al lavoro e il dovere però anche al lavoro per poter contribuire al progresso della nostra comunità. Certo, il lavoro ovviamente è un lavoro che è cambiato. Questo non ci siano dubbi, nessuno può avere dubbi al riguardo. E io sono convinto che non si possano affrontare le sfide dell'oggi, le sfide del lavoro dell'oggi, con gli strumenti del passato, come invece spesso ancora francamente si sente da più parti. Il passato ovviamente ci deve offrire spunti per chi ha la lettura per leggere la società, leggere i rapporti economici, tutto questo va benissimo. Ma voglio ringraziare Teresa Bellanova per la presenza qui a Ceglie, la nostra città, la tua città, la città cui tu sei legata, perché non solo sei nata qui, ma perché tutti i tuoi ricordi, gli affetti ti portano in questa città. E noi non possiamo che essere orgogliosi dell'avere nel governo italiano una nostra concittadina, e questo per noi, per me, è davvero un elemento di vanto in ogni occasione in cui sono chiamato a dire la mia opinione rispetto anche a quello che è il buon lavoro del governo Renzi. Cara Teresa, io farò un intervento che ha a che vedere chiaramente con la situazione locale di questa città. Tu hai lasciato tanti anni fa Ceglie, e Ceglie all'epoca viveva in una dimensione diversa, certo, con mille problematiche, con mille difficoltà. C'erano delle battaglie che in particolar modo tu, insieme a tanti altri compagni e compagne, avete condotto contro il caporalato, contro quelle che erano le difficoltà oggettive del tempo. Però oggi, paradossalmente, la situazione in questo paese, soprattutto per gli ultimi 5 anni, è notevolmente peggiorata. E lo si deve a un governo della città che ha portato in questo paese tanti punti di criticità, ha portato tante rotture, ha portato un clima che è sotto gli occhi di tutti, un clima infuocato tra le due destre che oggi sono presenti a Ceglie.
Noi in questi 5 anni abbiamo condotto una campagna di opposizione, grazie ai consiglieri comunali, volta unicamente al bene della città e del paese. Molte volte è stato difficile portare avanti questo lavoro, perché dall'altra parte non avevamo un'amministrazione che ascoltava i consigli, ma che invece, sentendo, ascoltando i consigli dell'opposizione, rispondeva in maniera inadeguata. Noi reputiamo che in questa campagna elettorale rappresentiamo l'unica alternativa al centrodestra. Lo diciamo perché siamo una coalizione che ha al suo interno i classici partiti tradizionali come il Partito Democratico, i socialisti, SEL, ma anche il mondo civico che ha partecipato con grande attenzione. Dall'altra parte noi abbiamo quello che rimane della destra e quello che abbiamo a Roma, quello che abbiamo a Bari, lo abbiamo anche qui sul Celio. Abbiamo una destra che praticamente è frantumata in 1000 pezzi, che in particolar modo a Celio tenta di riorganizzarsi non utilizzando gli strumenti della politica. Io poi lo dirò pubblicamente davanti all'onorevole Teresa Bellanova, utilizza degli strumenti che non sono proprio, diciamo, indirizzati verso la legalità. Noi invece vogliamo dare un taglio alla prossima amministrazione che guarda certamente allo sviluppo di Celie, ma anche a un ritorno occupazionale del nostro territorio, quindi a costruire occasioni di lavoro non con quelli che sono stati gli strumenti utilizzati dall'amministrazione che conclude i suoi percorsi a giorni, che era basata unicamente sul clientelismo. Io credo che questo sia un fatto oramai chiaro a tutti. Noi, cara Teresa, ti diciamo che in questa campagna elettorale una parte del centrodestra ha utilizzato lavoratori che hanno avuto modo di poter avere qualche ritorno, diciamo, occupazionale con il comune, inserendoli nelle liste del candidato sindaco che è poi il sindaco uscente. Abbiamo tutta una serie di imprenditori che stanno utilizzando lo strumento della promessa del posto di lavoro per avere qualche consenso in più. Noi vogliamo, e lo stiamo facendo, vogliamo dare a questa città un taglio diverso. Come dicevo prima, vogliamo parlare di sviluppo, di occupazione, ma tentando di istituire all'interno del paese non solo un clima diverso, ma anche delle opportunità che possono poi essere, diciamo, beneficiati un po' da tutti. Io ritengo che noi ci stiamo caratterizzando in questa campagna elettorale anche per alcune scelte che abbiamo fatto. Abbiamo condiviso con la nostra coalizione e io in primis ho deciso di fare un passo che va verso la direzione dei cittadini che sono più in difficoltà, perché noi siamo il centro-sinistra, guardiamo certamente allo sviluppo, poi io proverò a dire anche qualche idea che abbiamo in mente, ma guardiamo molto a quelle che sono le famiglie e le fasce più deboli della nostra popolazione. E chi come me sta facendo il porta a porta in questi giorni e ha cominciato questo porta a porta dalle 167, si rende conto che questa città è ferita, ci sono delle famiglie che davvero non ce la fanno più e a queste famiglie l'amministrazione non può girarsi. Un inciso, una premessa su quello che sta facendo il governo, che dopo tanti anni di fallimenti sul versante del lavoro ha preso una strada diversa da quella precedente e io, a differenza di altri, sono fiducioso sui risultati. C'è stata una critica preventiva senza aver, dopo tanti anni di malgoverno del lavoro, oggi questo governo si sta impegnando in maniera diversa. Gli altri hanno fallito, noi adesso vedremo con i risultati. I primi risultati sono soddisfacenti, si sta invertendo la tendenza. La mia esperienza sul lavoro, diciamo, io nel partito, carissimo onorevole, mi sono interessato di sanità, quindi un altro settore diverso da quello del lavoro, ma anche nella sanità si incontra ogni giorno il problema del lavoro, perché anche lì c'è lavoro. E se è possibile vi chiedo di sbloccare le assunzioni in quel settore che ormai è al collasso, perché a fronte di tanti pensionamenti non ci sono state le giuste riassunzioni. E questa sera a Bari si sta affrontando la sagra delle sagre, cioè per la prima volta un presidente della regione, un candidato presidente, ha affrontato il programma con tutta la regione.
E sono emerse, il programma di fatto l'hanno scritto i cittadini e un nostro concittadino che è Paolo Cagliandro si è impegnato in prima linea, infatti stasera non è presente perché è lì come facilitatore. E dicevo, per la prima volta i cittadini hanno scritto il programma dei prossimi 5 anni della Regione Puglia, perché Michele Emiliano diventerà sicuramente presidente di questa regione. Da questa esalta a cui ho partecipato, mi sono preso degli appunti e stasera mi sono stampato alcune cose di quello che è emerso ai tavoli tematici. E al tavolo dell'occupazione è emerso da vari esperti in tutte le province della Puglia il problema della formazione, che la regione ha legiferato in tal senso in armonia con le leggi nazionali, ma che non abbiamo avuto poi i risultati sperati, perché non ci sono stati controlli adeguati sulla formazione. Mentre Pietro ha fatto un inciso su quello che accade a livello comunale, dobbiamo fare dobbiamo anche mettere sotto la lente di ingrandimento quello che avviene, per esempio, nel settore aerospazio, dove ci sono aziende che poi è il futuro della nostra regione, perché là dentro c'è lavoro per i prossimi 20 anni. Però se noi non lo affrontiamo in maniera seria, partendo dalla formazione... Sono un po' stanca, preferisco non parlare in piedi, non mi sembra una mancanza di rispetto. E intanto, come dire, voglio ringraziare per questa occasione, per questa partecipazione, per l'opportunità che abbiamo di... riprendere con alcuni, con altri, il filo non si è mai interrotto, ma comunque per avere un colloquio di merito, per avere un colloquio su un tema che è un tema di grande importanza. Avete messo nel manifesto il lavoro al centro. Io, stando nella scia degli interventi che mi hanno preceduto, non farò un intervento da campagna elettorale, di quelli dove tutti i problemi sono risolti, dove tutte le cose vanno bene, dove si possono fare promesse, tanto poi quando si ritorna si sono dimenticati già di quello che è stato detto prima. Voglio provare a dare un contributo rispetto alle cose che stiamo facendo e rispetto alle impostazioni che io sto cercando di dare per le deleghe che sono di mia competenza, venivano richiamate prima, le deleghe del lavoro, ma anche i tavoli di crisi, e quindi un lavoro costante, quotidiano, con il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Ministra Guidi e prima con il Vice Ministro De Vincenti in modo particolare. E io sono convinta, ho accettato, ritagliato lo spazio nei miei impegni per venire a questa iniziativa, perché sono convinta che il lavoro al centro è il tema dei temi, ed è il tema che deve essere centrale sia rispetto alle impostazioni nazionali, ma anche rispetto alle impostazioni regionali, così come ho detto a Michele Emiliano, così come stiamo cercando di fare nella ridefinizione del programma regionale. Deve essere un tema al centro anche delle autonomie locali, delle amministrazioni comunali, perché a Pietro Mita, che io auguro e mi auguro di incontrare come sindaco nel mese di giugno, deve essere chiaro che non andranno dopo le elezioni tante persone a chiedere quali sono i programmi stupendi che si hanno in mente. La maggior parte delle persone andranno come vanno nelle segreterie dei sottosegretari, nelle segreterie dei deputati, nelle segreterie di quelli che ancora rispondono alle persone. Le persone andranno a chiedere che cosa ne sarà di me, che cosa ne sarà di mio figlio, che cosa ne sarà dei miei nipoti. Allora il lavoro al centro significa questo, non un approccio propagandistico, non un approccio, lasciatemelo dire, perché quelli che mi conoscono da tempo sanno che io sono così, ho un brutto carattere, perché amo dire le cose per come le penso. Non un approccio delinquenziale. Chi in campagna elettorale promette un lavoro che sa già che non potrà mantenere, non solo viene meno a quel titolo, il lavoro al centro, ma viene meno a quella che deve essere un'etica minima, un nuovo civismo,
che deve caratterizzare tutte le classi politiche, tutte le classi dirigenti. Noi con questo tema dobbiamo fare i conti. Noi come Italia abbiamo una emergenza in più, perché è vero che la crisi che attraversiamo è una crisi lunghissima, una crisi, come si usa dire, più lunga dell'ultimo secolo, è una crisi che ha investito tutti i paesi sviluppati. Noi però abbiamo da fare i conti con un aggravante, e l'aggravante è che mentre noi, perché adesso si rimprovera a Renzi di avere fretta, di voler fare veloce, meno male, perché dobbiamo recuperare quelle impostazioni che fino a qualche anno fa vedevano un inquilino a Palazzo Chigi che andava in giro per l'Europa e per il mondo negando la crisi, dicendo che noi non eravamo in crisi, che noi stavamo meglio degli altri, che i nostri ristoranti erano pieni, e che proprio quando non ne ha potuto fare a meno ha detto che la crisi era alle nostre spalle. Perché richiamo questo? Non per polemica, ma per dire che quando si leggono i dati, anche quelli che gioiscono quando invece dello 0,4 e lo 0,3, e quelli che dicono ma ci sono le trasformazioni dei rapporti di lavoro, però non sono sufficienti perché potevano essere di più, io voglio dire a quelli che noi abbiamo da recuperare esattamente quel ritardo che ha determinato la seguente situazione. Noi negavamo la crisi e i nostri competitori europei, la Germania in primo luogo, la Francia, investivano miliardi di euro per prepararsi alla uscita dalla crisi. Noi negavamo la crisi e nei settori nei quali noi eravamo l'eccellenza, penso al Made in Italy, penso alle produzioni del lusso, penso al farmaceutico, penso alla chimica fine, noi eravamo l'eccellenza e perdevamo quote di mercato e andavamo in giro a negare la crisi, e gli altri dicevano voi negate la crisi e noi facciamo investimenti, investivano in formazione, investivano in politiche industriali, investivano in politiche commerciali. La Germania, che non ha una grande industria manifatturiera, è però il paese che nel lusso, proprio per aver investito su tutte le catene commerciali, è al primo posto davanti a noi. Ecco, noi con questi ritardi dobbiamo fare i conti. E allora dire al centro il lavoro al centro significa parlare di economia. Io poi dirò, perché ovviamente dirò sul lavoro che abbiamo fatto sul disegno di legge delega, ma il primo tema che noi abbiamo da affrontare è il tema della nostra economia, di come facciamo ripartire questo paese, di come le piccole comunità e i grandi aggregati urbani si danno un lavoro di sistema per individuare i nuovi modelli di sviluppo, perché noi abbiamo bisogno di fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno bisogno di fare i paesi sviluppati, in modo particolare i paesi europei. Ci sono dei paesi che stanno attraversando come noi la crisi, ma hanno bisogno di far tornare redditive le loro imprese. Noi non abbiamo bisogno solo di questo. Noi abbiamo bisogno di far ripartire lo sviluppo, ma di far ripartire lo sviluppo che crea opportunità di lavoro, perché i dati nostri, ne richiamerò alcuni, non sono come quelli degli altri paesi europei. Alcuni paesi possono solo fortificare le loro linee di sviluppo, possono pensare a delocalizzare, a internazionalizzare il loro sistema di imprese. Noi abbiamo bisogno di trattenere qui le imprese, perché abbiamo bisogno di dare risposta a quella emergenza che è il lavoro che manca, che è il lavoro per chi lo ha perso e che è il lavoro per chi non lo ha mai trovato. E allora l'approccio, almeno quello che stiamo dando e che io sento fortemente dire in modo filosofico sui diritti, è quello di rendere i diritti effettivamente esigibili. E il primo diritto esigibile deve essere il diritto al lavoro, ed è la ragione per la quale noi abbiamo guardato in faccia la realtà. Stiamo facendo tutto giusto? Non lo so. Può darsi che stiamo commettendo degli errori. Dobbiamo cercare di recuperarli in corso d'opera, perché non sono errori voluti, ma dobbiamo fare in fretta, dobbiamo dare un segnale. Allora, il primo segnale che noi abbiamo voluto dare come governo Renzi non è stato quello del disegno di legge delega. Il primo segnale in assoluto
è stato prendere un dato, ricordo ancora perfettamente la chiacchierata fatta con Matteo Renzi, ero da pochi giorni sottosegretario al lavoro, mi arrivò un dato che diceva che noi siamo uno dei tre paesi a livello europeo, insieme alla Grecia e al Portogallo, che anche in presenza della più lunga crisi, il poco lavoro che produce è il lavoro povero. Quel poco lavoro che si crea sono operai di bassa qualità, di bassa qualifica, sono impiegati di qualifiche molto basse. Questo significa, gli dissi a Renzi, che noi possiamo investire milioni di euro sugli ammortizzatori sociali, possiamo investire milioni di euro sulle politiche di sviluppo, noi non ne usciamo, perché questo significa che quei gioielli di famiglia che noi abbiamo mandato a scuola, che abbiamo fatto formare, perché io sono mamma di un ragazzo di 23 anni e come tanti di voi, e ai ragazzi dico, vi sarete sentiti dire dai vostri genitori, mettetecela tutta, sforzatevi, laureatevi quanto prima possibile e con quanti più alti voti possibili, perché più sapete e più potrete fare. I ragazzi lo hanno fatto, perché noi ci prendiamo le statistiche, i ragazzi nel nostro paese e nel Mezzogiorno in modo particolare si laureano con voti molto più alti e le donne con voti anche più alti rispetto agli uomini. E il dato però è che noi il 43% dei ragazzi e delle ragazze li teniamo fuori dal mondo del lavoro, solo il 37% delle donne nel Mezzogiorno lavora e nel Mezzogiorno i ragazzi tra i 16 e i 29 anni che non studiano e non lavorano superano il 50%. Allora, se noi i gioielli di famiglia, quelli più freschi, quelli più formati, quelli che hanno più competenze, li teniamo fuori dal processo produttivo, siamo, come dire, come un circolo vizioso. Interveniamo ma non affrontiamo alla radice il problema, non riusciamo a far ripartire lo sviluppo, perché per far ripartire lo sviluppo abbiamo bisogno di riempire i distretti industriali, abbiamo bisogno di far ripartire i consumi per avere anche un turismo di qualità e per avere consumi di qualità, ma per arrivare a tutto questo noi dobbiamo mettere le imprese, il sistema produttivo in condizione di pensare nuovi prodotti, in condizione di pensare quei prodotti che la Cina, perché lì c'è la nostra competizione, deve poterci copiare tra 6 mesi, non tra 6 anni. E per avere questo livello di innovazione noi abbiamo bisogno di portare i tecnici, abbiamo bisogno di portare gli ingegneri, abbiamo bisogno di portare le professionalità elevate all'interno del sistema produttivo. E quindi la prima scelta, dicevo, che abbiamo fatto è stata quella di finanziare il credito d'imposta per le piccole e medie imprese, per l'innovazione e la ricerca, perché Finmeccanica, perché l'Enel, perché le grandi industrie, le grandi multinazionali si possono autofinanziare la ricerca. Le piccole e medie imprese, le imprese artigiane, o hanno uno Stato che investe sull'innovazione e la ricerca, o non sono in condizione di fare questo.